Ciao a tutti ragazzuoli, si torna con il cielo ce lo manca della raccolta ufficiale della S Roma 2018-2019. L'abbiamo abbandonata per un bel po' di tempo, ragazzi, perché non ho più comprato bustine. Ho cercato di fare scambi e ne ho fatti veramente pochi perché è difficile trovare qualcuno per scambiare queste raccolte dell'RD. Adesso non so voi se vi siete trovati in difficoltà, no, dell'RD, scusate, dell'Euro Publish, e mi sono trovato in difficoltà, e però sono riuscito a trovare alla fine un utente che scambiava e ho scambiato un bel po' di figurine. Quindi diamo una bella stretta a questa raccolta e cerchiamo da completarla come le altre, perché non mi piace lasciare le raccolte a metà. Quindi vediamo se con questo scambio, che è uno scambio corposo comunque sia per questa collezione, se riusciamo ad arrivare a un buon punto della collezione, a superare almeno l'80% della collezione completa. Detto questo, ragazzi, vi invito a lasciare un bel like a questo video, scrivere sotto nei commenti la vostra figurina preferita o qualsiasi cosa che volete, che vi lascerò un bel cuoricino come premio, e di seguirmi anche sui social, tra cui Instagram e Facebook. Su Instagram c'è l'account ufficiale, su Facebook c'è la pagina e c'è il gruppo di scambio figurine, quindi potete seguirmi anche lì. Iniziamo subito con il ce lo mi manca. La prima figurina che abbiamo è la numero 6, che va a finire e a completare la pagina della Champions League dell'anno scorso, che è un bel ricordo, ma purtroppo che quest'anno non è andata proprio allo stesso modo, purtroppo. E vabbè, comunque, che ci possiamo fare? Non ci possiamo fare niente, andiamo avanti. Poi andiamo alla rosa, abbiamo la prima figurina della 14, che è Daniel Fusato. Poi la 16, che è Luca Pellegrini, che alla fine è andato in prestito al Cagliari quest'anno e ha fatto anche abbastanza bene al Cagliari in quelle poche giornate che ha giocato, perché è andato a gennaio, però devo dire che ha fatto vedere ciò che vale. Il numero 17 è Juan Jesus. La numero 22 è Bianda, oggetto misterioso dello scorso calciomercato della Roma. Veramente, veramente pessimo acquisto. Poi andiamo avanti e arriviamo al paragrafo di Eusebio Di Francesco, che ne ha pagato le conseguenze di questa stagione fallimentare della Roma. E abbiamo la 45, che è la parte sotto di Eusebio. Mi dispiace profondamente per Di Francesco, devo dire, perché lo stimo sia come persona che come tecnico. Poi, insomma, ragazzi, quest'anno è stato al centro di questa polemica, ma non scordiamoci quello che ha fatto l'anno precedente. Secondo me non è così scarso, è semplicemente che non gli hanno fatto una squadra all'altezza. La numero 47 è Olsen, per lui un buon inizio e poi sempre peggio. Ancora Olsen, la numero 51, altro mancante. Poi abbiamo la 54, che è la parte sopra di Mirante. Mirante, che fortuna che c'era lui per riuscire un attimino a tamponare il finale di stagione, perché ormai è andato tutto molto male, molto molto male. Poi abbiamo il numero 61, che è Fusato, che non ha mai giocato. Terzo portiere della Roma, brasiliano. 21 anni, si spera che faccia la carriera che ha fatto Ellison, ma non credo di Ellison ce n'è uno. La numero 62 è Karsdorp.
Karsdorp, che non è la sua prima stagione, la sua seconda stagione in giallorosso. La prima, purtroppo, a causa di un infortunio, ha giocato soltanto una presenza. Quest'anno ne ha giocate qualcuna in più. In qualche partita ha fatto vedere qualcosa, in altre veramente. Lasciamo stare la numero 66, sempre di Karsdorp, mi manca. Poi abbiamo Luca Pellegrini con la 68. Luca Pellegrini che spero che il prossimo anno torni a giocare con la Roma, anche perché non penso che troviamo di meglio come terzino sinistro. 73 con Jesus. Per lui questa è stata la terza stagione in giallorosso. Kolarov, o Kolarov, 77 mi manca. Per lui anche stagione sottotono, come tutta la Roma, dopo tutto, ma diciamo che lui non ha dalla sua parte l'età, perché ha 34 anni, è sicuramente in fase discendente. Poi la numero 81. Poi la numero 83, che è Ivan Marcano. Ivan Marcano, che peggio mi sento. 84. La Roma ha preso questo giocatore d'esperienza per dare respiro soprattutto alla coppia centrale di difensori che sono Manolas e Fazio, ma non è stato così. L'88 è Santon, Davide Santon, che è arrivato a Roma nell'ambito della trattativa per portare Nainggolan all'Inter. Poi passiamo direttamente alla 107, quindi saltiamo la pagina di Fazio. E andiamo alla 107. Che è Cristante. Poi abbiamo anche la 108, sempre di Cristante. Poi la 115, che è qui invece Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini, che invece penso che questa sia stata una buona stagione per lui. 118 De Rossi, che purtroppo va via da Roma dopo tanti anni che ha investito la maglia giallorossa. Dovrebbe andare a giocare sicuramente all'estero, ancora non si sa. Poi 122 Šorić, altro giocatore misterioso che la Roma ha anche pagato abbastanza e che ha giocato veramente pochissime partite, perché sicuramente gli allenatori non hanno creduto nelle sue potenzialità. E quindi evidentemente non era quello che ci si aspettava. Poi abbiamo la 157, quindi saltiamo Zaniolo, che mi manca la figurina quella speciale. Saltiamo Pastore, saltiamo Zonzi e 157, dobbiamo andare a Under. Poi abbiamo la 163, che è Patrick Schick, che non è un acquisto di quest'anno ma dell'anno passato,
non ha mai fatto granché a Roma. Anche quest'anno c'è stato un momento che sembrava quasi, diciamo così, rinvigorito, pare anche dall'aiuto di un coach, un mental coach, ma poi alla fine, stringendo, stringendo, non ha fatto niente anche in questa stagione. 167 Kluivert, altro acquisto che non si riesce a capire bene. 172 El Shaarawy, che speriamo che non lo perdiamo, perché El Shaarawy secondo me è stato il più positivo, arrivato a doppia cifra quest'anno, tra i tanti giallorossi, forse è stato il migliore in campo secondo me della Roma per l'intera stagione, e speriamo che la Roma lo trattenga, perché si parla anche di una possibilità che vada via da Roma. La 180 è lo scudetto del 1983. Poi abbiamo la primavera, 183 che va qui sopra. Poi abbiamo la 197 che è una parte di curva, l'altra parte già ce l'abbiamo. E poi abbiamo la 199. E poi abbiamo l'ultima card che ci mancava, che è l'L5. Eccola qui. E poi abbiamo le card e le figurine, quelle speciali, quelle che poi andremo a vedere a album completo. Ragazzi, io vi saluto a tutti quanti, mi raccomando, continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!